Capolavori della Terra di Mezzo, opere d'arte dal Medioevo al Barocco. Questo è il viaggio che si può fare tra sculture e dipinti nel complesso dell'ex carcere borbonico di Avellino. La mostra conduce un viaggio ideale nella storia, nell'arte e nel territorio dell'Irpinia, che diventa museo all'interno di un contesto espositivo di notevole interesse architettonico, quale l'ex carcere borbonico, il cui restauro è stato completato da circa un anno. Il percorso si presenta al grande pubblico come progetto di tutela e valorizzazione, un patrimonio d'arte non molto noto al grande pubblico, che è stato studiato per l'occasione da eminenti storici dell'arte, ma che rivela il suo spiccato valore culturale. L'esposizione, allestita in quattro sale del padiglione Nord, adibito alle mostre contemporanee, è composta di 80 opere e corre sul filo della narrazione cronologica, dall'età medievale al tardo barocco, raccontando per immagini, colori ed emozioni la storia dell'arte della nostra terra. Le opere in mostra provengono da molti paesi della provincia e in gran parte da chiese, abbazie, musei diocesani e castelli di tutta la provincia irpina. La selezione è scaturita dall'intento di rivelare quest'area geografica, nota per la qualità dei suoi prodotti e i suoi paesaggi montani, e attraversate nei secoli da uomini che dovevano raggiungere i due mari opposti. Tanti capolavori in mostra che possono essere ammirati da vicino e approfonditi attraverso un catalogo curato da Antonella Cucciniello, dove ogni singola opera è stata esaminata con schede saggio dai maggiori esperti di questioni meridionali, tra cui Ferdinando Bologna. Il progetto è stato promosso dalla provincia di Avellino in partenariato con la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania, che ne ha affidato l'esecuzione tecnica e scientifica alla sovrintendenza di Salerno ed Avellino ed in sinergia con tutte le diocesi che operano in territorio irpino e i comuni interessati. Il percorso espositivo si avvale di supporti multimediali e potrà essere fruito anche da visitatori diversamente abili grazie all'abbattimento delle barriere architettoniche lungo l'intero percorso e dai portatori di handicap visivi, per i quali è stato predisposto un percorso nel linguaggio Braille.